Benissimo, adesso abbiamo questa, cos'è la loser finals, giusto? Sì. Abbiamo Forgo, Bison e Dr. Thomas Necalli. E anche questa qua abbiamo detto FT3. Perfetto. FT2. Ok, quindi FT2, scusate ragazzi, FT2. Quindi al meglio delle tre. E sono sempre qui con il nostro buon Albe Freak, esperto di Killer Instinct, prestato oggi al mondo di Street Fighter 5. Beh. Scusa. Round 1. Fight. Bene. È già buono, hanno già provato i tasti. Sì, è iniziata. Throw di Forgo che butta all'angolo il Necali di Dr. Thomas, lo tiene all'angolo. Niente, questo Necali all'angolo non gli piace stare, si difende bene, stomp, cerca di portarlo lontano, di liberarsi. Ottimi quei pugni forti di Bison. Neutral jump, punisce, ottima la pressione del Bison di Forgo. Stomp, lo porta a metà dell'arena. Questo Forgo si avvicina usando il teleport, hai notato Albe? Lo tiene all'angolo. Sì, è una mossa molto insidiosa, come dicevo anche nel match precedente, perché questi teleport che compaiono e scompaiono con questo fumo viola rendono molto difficile la lettura, è molto più utile di una dash. Sono ambigui, sono. Ok, niente, qui è all'angolo, ottimo Bison. Bison tiene questo Necaglia all'angolo, lo doma, lo tiene buono. Ottimo il gioco da parte del Forgo, stomp. Bello la reverse anti-air di Necalli. E qui Forgo può chiudere. Chiude a 12 secondi dal termine. Forgo si porta a casa la prima bandierina. Ancora ottimo air to air. Cattivissimo Bison con il suo Psycho Inferno. Throw, ottima veramente la throw di Bison, lo porta da una parte all'altra dell'arena. Già un buon 50% della vita di Necalli è andata. Ottima la juggle qua. Ormai 70. La pressione di questo Bison è veramente molto tosta da contrastare. Un attacco fatto completamente di frame trap e di questi teleport ambigui e cross up e quel dannato pestone aereo che come abbiamo appena visto permette di attraversare l'intero schermo in un secondo. Veramente difficile da contrastare, nonostante Necalli sia un personaggio esso stesso che ha una pressione molto forte. Vediamo che c'è un bel recupero, vediamo che prova a essere a togliere metà della vita a Forgo con questo cross up. Tutto può ancora accadere, sembra che Dr. Thomas non voglia concedere nulla al suo avversario, ma niente. Finisce la dash di Necalli. LP e niente, il primo punto è di Forgo. 1-0 per Forgo. Nessun counterpick, si continua così. Visto counter pick, quindi immagino che i giocatori siano, essendo il gioco anche un gioco, presumo, sì, esatto, credo che sia stato il tempo proprio materiale per crearsi una pocket, quindi sì, mantengono il loro main, diciamo. Stavolta il Dr. Thomas da Torino sembra giocare un pochino più aggressivo. Molto aggressivo, perché d'altronde Necalli è un personaggio così. Ottima throw. Si prende la throw di Bison, che è in svantaggio in questo momento. Cerca di avvicinarsi col teleport, whiff al calcio, e Necalli risponde. Neutral jump, calcio, pestone, pestone. Avvicinati, io ti calpesto. Vediamo che questa volta lo Thomas è più perdito. La pressione all'angolo di Bison è veramente mostruosa. Presa e ha già recuperato tutto e addirittura portato un vantaggio grazie al V-Trigger. Versa il pugnita con la throw di Bison, gli spacca il cranio nell'angolo.
cattivissimo. Abbiamo già visto questa cosa anche nel scorso match, di reversal di Metalli è esageratamente piccola, ha un range molto basso e quindi permette, è molto profondo rispetto a quella di Alba. Qua siamo ripartiti. Il primo attacco è stato un crash counter di Necagli. Calcio, lo butta a metà dell'arena. Ancora pestone, si scambia. Questo era un trade di colpi. Ottimo uso della V-reversal da parte di Dr. Thomas. V-reversal anche per Forgo. Si studiano. Niente, questo dash con il teleport di Bison è veramente di una lettura difficile. Ancora V-reversal, counter. Necagli lo vuole tenere all'angolo. E questa Critical Art la ingoia tutta, il povero Necagli. Niente, lo stampa contro la portiera del bus. Manca un 2% di vita, direi. Aia, whiffa la reversal. E niente. 2-0. Il nostro Forgo. 2-0 per Forgo, applausi da parte del pubblico.